Saluto intanto, ci hanno raggiunto in studio Giancarlo Cancelleri, vice ministro dei trasporti del Movimento 5 Stelle. Sono assai contenta che sia qui. Cancelleri, vuole rispondere lei a Salvini? Ma mi pare che Bonafede oggi abbia chiarito quello che è un equivoco che è nato innanzitutto da tempi televisivi che chiaramente sono sempre molto contenuti, altrimenti dovremmo fare convegni sulla giustizia ogni volta. E ha anche detto che soprattutto proprio questo ministro e in questa fase del governo ha attivato una task force di ispettori giudiziari che stanno andando a controllare di volta in volta tutti quegli innocenti che invece per sbaglio vanno a finire in carcere, e quindi attivare tutte quelle che sono le tutele per le persone. Ci può stare che una persona dica innocenti, chiaramente diceva degli assolti che non finiscono in galera, era ovviamente un lapsus dato appunto dalla concitazione dell'intervista. Quindi semplicemente era un lapsus, non era una persona così ignara, però oggettivamente era così, sì, siamo tutti d'accordo. Io l'ho visto ieri sera, il ministro non voleva... Bene, no, così chiudiamo questa cosa. Nel frattempo... Dico, aggrapparsi a queste cose, dico, dai il metro di quale sia la capacità politica di Salvini di mettere sempre a mistificare tutto. Magari... Lo invitiamo la prossima volta ad andare a citofonare direttamente a Bonafede, magari hanno un chiarimento via citofono. Cancelleri, torno da lei. Lei è stato in Emilia-Romagna a fare campagna elettorale? Questi mesi no. E quando ci voleva andare? Quella moe la campagna elettorale, Cancelleri? In Calabria c'è stato? Neanche. No. Allora. Va bene. Non sono stato in Emilia-Romagna a fare campagna elettorale perché sono stato in Emilia-Romagna a lavorare. Ora le racconto anche un aneddoto. Qualche giorno fa la Meloni è andata in via Zavalloni a Cesena in un video che è diventato abbastanza popolare dicendo che con la sola imposizione delle mani Fratelli Italia e la Meloni riaprivano una strada. In realtà c'era stato questa persona qui che col Ministero delle Infrastrutture per 2 mesi ha lavorato affinché quella strada si aprisse. Quindi dico, c'è fra chi suona i citofoni, fra chi va a imporre mani per aprire strade, in realtà poi c'è gente che invece seriamente lavora e ci siamo occupati. Io ho incontrato... Facciamo sindaco di Cesena, in che di Bagno di Romagna, abbiamo fatto... Senza Cancelleri, Vito Crimi, in una lunga intervista oggi al Corriere della Sera, dice, i militanti con me sono rassicurati. La domanda è perché invece prima erano preoccupati. No, in realtà credo che Vito abbia voluto dire che al di là del fatto che... Mi piace perché prima ci ha dovuto spiegare che cosa voleva dire Bonafede, adesso ci spiega cosa Prego. Conosco Vito abbastanza bene, faccio parte con lui ormai da anni al comitato di garanzia, per cui è chiaro che posso interpretare sicuramente senza dubbio il suo pensiero. Lui vuole sicuramente dire questo. Luigi va via, è una figura molto importante, è un leader carismatico del movimento, ovviamente non è finito tutto, lui comunque continua a rassicurare quello che è anche il momento politico del movimento stesso all'interno del governo. È chiaro che quindi ha lanciato una rassicurazione a tutti dicendo che è soltanto una fase transitoria, ovviamente, nessuno si immagina di mantenerlo così a lungo. Facciamo gli stati generali dove dentro mettiamo temi, perché per tanti anni abbiamo realizzato adesso al governo delle cose che erano dei nostri temi fondativi. Oggi ci siamo un po' svuotati di temi e di battaglie che dobbiamo fare perché le abbiamo realizzate, le abbiamo vinte. E quindi si tratta ora di mettere dentro. Dobbiamo rimettere di nuovo a fuoco l'orizzonte, è chiaro. Se noi guardiamo i risultati delle regionali svoltesi finora, e lo dico... mi dispiace per voi, anche quelli che vedremo domenica, questa condizione di terzo polo è un po' venuta meno. Che lezione ne viene da tutto ciò? Perché anche nel discorso di Di Maio, cioè noi siamo... Di Maio ha fatto un discorso di un'ora, non ha mai nominato il Partito Democratico. Cioè la coalizione di governo esistente del Movimento è stata totalmente estranea dal discorso di Di Maio dell'altro giorno. Così. Questa condizione di alterità rispetto a tutti è il progetto del Movimento anche con i numeri attuali? Ma io non credo. Quando diciamo ad esempio che andiamo oltre le ideologie, ora qui chiaramente tutto può essere ideologico, le intendiamo come quelle scritte nel Novecento, ecco, quelle ideologie ormai un po' anche superate largamente dalle modernità e tutto quanto. Abbiamo deciso di essere più
sulle idee. Ecco, ora le idee chiaramente, non fatemi, insomma, non vorrei essere preso per uno che utilizza slogan, però di fatto, cioè, non esistono idee di destra o di sinistra, cioè se un'idea o è buona o non è buona o è cattiva. Quindi noi abbiamo cercato sempre di sposare sul merito. Io capisco quello, il ragionamento, poi però davanti alla realtà succede che uno dice il decreto sicurezza lo abolisce o lo tieni, perché lo abolisce una cosa, lo tiene un'altra cosa. E un poco viene da dire: lo abolisce di sinistra, lo tiene di destra. È solo che eravamo lì al governo a farlo e non mi pare che sia in agenda di questo governo di toglierlo. Di correggerlo fortemente sì, secondo però, il Partito Democratico. Ho capito, però adesso non è ancora entrato. Quando ci sarà la contrattazione per questo nuovo contratto di governo, se ci saranno queste sensibilità, ci siederemo al tavolo e parleremo. Ci sarà un nuovo capo delegazione, ci sarà un nuovo capo politico e si parlerà anche di questo. Ma noi partiamo dal presupposto che, avendolo votato, avendolo scritto, avendolo sostenuto, quello è, diciamo, in qualche modo quindi un provvedimento che è figlio nostro. Quindi mi permetto di riassumere, che la risposta è ancora né possibilmente più con Salvini. Ma diciamo che andiamo oltre queste considerazioni. Non, il movimento non per forza deve stare con qualcuno. Lei diceva, con i numeri attuali viene da sé che il movimento in qualche modo deve andare o con qualcuno o con qualcun altro. Io dico solo una cosa: le elezioni locali, soprattutto le regionali, man mano che ci si sposta nelle varie regioni cambiano nei risultati. Domenica, ad esempio, avremo un risultato sicuramente, diciamo, in Emilia-Romagna sotto le aspettative, e probabilmente in Calabria ci regalerà invece qualche soddisfazione, e quella è l'unica regione dove noi ancora non siamo presenti. Sì, ma nel 2016 e nel 2018 siete stati il terzo e in molti casi il primo, perché vincere doppio turno Torino e Roma... Le posso assicurare che sono convinto che lo siamo ancora in tante regioni, soprattutto quelle del sud. Io vengo dalla Sicilia, dove chiaramente, secondo me, alle europee, quando tutti hanno dipinto la debacle, noi eravamo ancora il primo partito della regione. Ecco. Quindi lei dice che la nostra strada è da soli. No, io dico che la nostra strada è con tutti quelli che vogliono condividere un progetto. Se questo movimento avrà la voglia di andare, in questo momento abbiamo deciso di andare con le civiche. È una razza che abbiamo già sentito e che quindi non è cambiata. Non c'è scritto da nessuna parte che si devono alleare per forza. No, ma figuriamoci, però la sensazione... Come non c'è scritto da nessuna parte che non dobbiamo farlo. Ecco, io vorrei puntare su questo. A livello nazionale. Italia, forse i partiti della Prima Repubblica però erano in qualche modo collegiali. Posso dire che la collegialità Di Maio l'ha avviata ben prima delle sue dimissioni. I facilitatori sono nati, oggi abbiamo oltre 90 persone che si stanno occupando. Evidentemente c'è chi nel partito pensa che ce ne voglia di più, tant'è che Patuanelli dice ci vuole un modello collegiale, io non voglio fare il capo politico.